In attesa dell'arrivo dei medici cubani, la serissima emergenza sui pronto soccorso degli ospedali gestiti dall'ASPI di Reggio Calabria viene affidata a cooperative italiane e personale militare dell'esercito, i primi già in servizio dagli inizi di agosto all'ospedale di Polistena, lì dove sono transitati i dottori dei punti di primo intervento di Oppido, Scilla e Melito, chiusi temporaneamente, i secondi invece prorogati almeno fino alla fine del mese nell'area SAR e all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Polistena. In questo ultimo caso non si fa altro che prorogare il protocollo stipulato a gennaio 2022 tra ASPI di Reggio e Ministero della Difesa. Non è solo un problema di spesa. In questo caso solo 3.000 euro per un mese ulteriore a supporto dei dottori a Polistena, ma soprattutto l'indicazione di uno stato di totale emergenza personale sul territorio che oggi oltretutto dovrà fare i conti anche con la chiusura parziale dell'ex ospedale di Scilla. Il vero nodo è nella scelta del GAP SRL, azienda che offre servizi medici ed infermieristici al lavoro dall'inizio di agosto sempre nel pronto soccorso di Polistena. Nonostante la forte opposizione di Occhiuto alle cooperative di medici, questo, come all'ASP di Cosenza, è l'ennesimo esempio di come queste pratiche siano molto comuni in un contesto di emergenza totale come quello attuale. I problemi sono molto importanti, il commissario straordinario dell'ASP di Furia lo mette nero su bianco parlando, in primo luogo, di procedure ordinarie di reclutamento con esito infruttuoso anche per rinuncia dei candidati interpellati. Lo stato di sofferenza va avanti da tempo, già a giugno 2022 si è registrata un'incrementata sofferenza nel pronto soccorso, tanto da determinare il collegio di direzione aziendale a disporre la chiusura temporanea dei punti di primo intervento di Palmi, Oppido e Scilla in modo da liberare risorse mediche a supporto del pronto soccorso di Polistena. Decisione che non ha tuttavia sortito gli effetti auspicati, in quanto nello stesso periodo un incremento dei contagi Covid ha esitato in un altrettanto incremento delle assenze per malattia. In mezzo c'è anche il rifiuto di due operatori economici, nonostante la forte compromissione delle strutture sanitarie deputate ad assicurare attività di urgenza in un contesto già caratterizzato da strutturali deficienze nelle erogazioni dei LEA, ha imposto scelte urgenti. Era impossibile assicurare i turni per far funzionare le unità operative di anestesia e rianimazione, pronto soccorso per gli ospedali di Polistena e Locri, e così fino al 30 settembre resteranno nel Regino con un costo di 134.000 euro per 90 ore in pronto soccorso e 240 in anestesia e rianimazione per agosto, 90 di pronto soccorso e 492 in anestesia e rianimazione per il mese di settembre. Vale a dire 135 euro all'ora in pronto soccorso e 150 in anestesia.